Presentata in regione la terza edizione della Borsa del Turismo del Centro Italia. Quest'anno si terrà a Treia e sarà un ritorno importante. Il progetto, nato per dare nuova linfa alle zone colpite dal terremoto, che ad oggi escono anche dal periodo della pandemia. Un'occasione, quella che si svolgerà a Treia, per promuovere e valorizzare Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Due weekend in programma, dal 15 al 17 ottobre, spazio alla stampa nazionale ed estera, con grande partecipazione della stampa europea per la promozione di Treia come rappresentante delle città del centro Italia. Nel weekend dal 21 al 24 ottobre sarà invece dato spazio ai tour operator nazionali ed esteri attraverso un educational tour per far conoscere e promuovere la regione Marche in un'ottica di incoming, spazio all'outdoor, alla tradizione enogastronomica e a tutte le eccellenze del territorio marchigiano e del centro Italia. Un'iniziativa molto importante che segue la scia del TTG e sfrutta questo evento per poter avere in zona importanti rappresentanze da tutta Europa. Un autunno quindi all'insegna della promozione della regione, fortemente voluto da Inside Marche Live, supportato da Regione Marche e Comune di Treia. Con questa terza edizione della Borsa Mula, ovvero la Borsa del Turismo del Centro Italia, che coinvolgerà comuni, coinvolgerà operatori appunto del settore, abbiamo cercato di dare un pochino di forza anche a un settore che è stato molto molto in difficoltà in questi ultimi 2 anni. E questa terza edizione avrà vari momenti. Inizieremo appunto il 16 ottobre con un press tour dedicato a giornalisti che verranno da tutta Italia per raccontare il territorio delle Marche, quindi un territorio che ha tanto da offrire e che con questo evento vuole provare, insomma, a farsi conoscere ancora di più. Poi il 22, 23 e 24 invece abbiamo organizzato un educational tour dedicato ad operatori italiani ed esteri, in particolare dai principali paesi che sono appunto interessati alla nostra regione, dai Paesi Bassi, la Germania, i paesi del Nord Europa, fino anche alla Russia. E verranno proprio questi operatori per appunto incontrare i nostri seller, cioè i nostri operatori turistici, dagli alberghi ai tour operator, in particolare appunto che si occupano di promuovere il territorio delle Marche. E quindi il 23 avremo una serie di convegni dedicati ai principali temi del momento, uno dedicato ai cammini e il bike, un altro dedicato alla cultura e gli eventi in rete, un altro dedicato alle strategie di ripartenza del turismo. E per finire con il 24 ottobre mattina, in cui ci sarà spazio appunto dedicato agli operatori del turismo, ovvero un workshop B2B, business to business, dove abbiamo creato circa 2500 contatti business, perché ci saranno 50 operatori italiani ed esteri che verranno appunto per incontrare i nostri operatori delle regioni del centro Italia, quindi Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo, appunto perché la borsa Mula è dedicata alle regioni del centro Italia, che era partita qualche anno fa con il problema, insomma, della ripresa post-sisma. Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo sisma e quindi abbiamo bisogno di far conoscere di nuovo le Marche, promuoverle, spingerle e commercializzarle sui mercati giusti.